Ma è un personaggio? What the f... Ma che... Ma non pensavo fosse un personaggio. È tipo Shiro. Ok. Allora, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Dopo quel reclutamento un po' strano, perché in realtà, in base agli indizi che ho ricevuto tramite Kid, stavo girando, stavo cercando di girare tondo e stavo cercando più che altro di capire come poter reclutare, alcuni dei personaggi che mi ero lasciato alle spalle, perché ce ne sono alcuni che secondo me si possono reclutare, ma sono io che non sto riuscendo a reclutarli. E quindi ho fatto un altro giro, ho cercato un altro po' nelle zone dove appunto avevo letto che c'erano i personaggi. Però ce ne sono ancora un paio di cui purtroppo non riesco a capire cosa fare. Però ci arriveremo, sono sicuro che ci arriveremo. Però per il momento andiamo avanti. Ok, andiamo a letto. Perché dopo, da domani sarà tutto diverso, eccetera, eccetera. Spero che non finisca qua il suo capitolo, perché vorrei... Ecco, non riesco a dormire. Perfetto. Quindi ora dovrò andare sicuramente a parlare con gli altri, oppure dovrò... Mister Sebastien, che ci fai qui a quest'ora? Oh, salve Thomas. Spero di non averti svegliato. Ah, non riesco a dormire comunque. Che stai facendo? Stavo preparando, diciamo, il diario in modo tale che tu... Ah, per la prossima... per colui che ti sostituirà. Con tutto questo combattimento non sono... non ci sono stato neanche troppo dietro. Un diario, ma io me ne vado domani. Perché devi fare una cosa del genere? Bella domanda. Ma non ne ho idea. Perché? Domani è un altro giorno, ecco perché. Ah, lascia perdere. Ho comunque ancora del lavoro da fare. No. Ok, quindi devo stare dentro il castello, devo parlare con la gente dentro il castello. Ecco, qui c'è anche il doggo. Stai facendo? Oh, Thomas, sto sistemando il muro qui. Così potremo combattere di nuovo. Muto, non ti preoccupare. Tutto ciò finirà non appena andrò via dal castello. Dovresti tornare alla tua vita normale. Dovresti dire che dovrei andare? Ma certo che no. Visto? Lo sapevo che saresti restato. Allora bisogna sistemare queste mura. Faresti bene ad andare a letto adesso. Non dovresti prenderti un raffreddore. Sì, hai ragione. E quindi posso andare a letto adesso? O c'è qualcun altro con cui devo parlare? Ah, ecco, Cecil. Ehi, Cecil, che ci fai qui a quest'ora? Oh, Thomas, c'era qualcosa che volevo chiederti. Puoi diventare mio marito? No. Quindi, cos'è che volevi chiedermi? Stai veramente pensando di arrenderti, cioè di perdere il tuo titolo qui? E che scelta potrei avere?
Non è una decisione volontaria. Avrei fatto qualsiasi cosa per restare qui, però. Ma è già stato deciso. Io non sono più il maestro di questo castello, per cui non c'è niente che io possa fare per te o per la federazione di Zexen. E allora perché sei diventato il padrone di questo castello prima di tutto? Se non era una tua scelta venire qui. Cecil. Non sei venuto qui per noi. L'avrei desiderato. Prima di venire qui non avevo mai sentito parlare del castello di Budeak. Sono stato, diciamo, forzato a diventare il proprietario di questo castello e non ero così tanto felice. Perché non volevi venire qui? Ero felice quando vivevo con mia madre e gli altri nelle terre del nord. Ma lei è morta circa 3 mesi prima che io venissi qui. Non c'era nessuno che badava a me. E così dal suo letto, diciamo, dal suo letto di morte mi ha confessato chi era il mio vero padre. Ed era praticamente il capo della gilda di tutti i mercanti della federazione di Zexen. E quindi mi ha detto di dire al concilio chi fossi. Così avrei avuto sicuramente una vita decente. Ecco perché sono venuto nella federazione di Zexen. Magari sarei sopravvissuto lì nelle terre del nord, ma volevo vedere la faccia di mio padre almeno una volta. Come puoi biasimarmi? Ah, beh, mia madre mi ha detto di venire qui con questa lettera. Oh sì, ricordo qualcosa di ciò. Quindi ce l'hai fatta finalmente, eh? Fammi pensare, conosco un castello senza un padrone. Qual era il suo nome? Ah, lascia perdere. Penso che farò tutti gli appropriati arrangiamenti in modo tale che tu possa diventare il proprietario di quel castello. Non ci sarà, non creerai nessun problema qui. Padrone di un castello? Dopo che avrò finito tutti gli arrangiamenti, potresti lasciare Vinai del Zexai immediatamente? Ecco, questo noi già l'avevamo visto. Non è una buona cosa per te girare da queste parti. Sì, va bene. E ora dice, abbiamo risolto. Esatto, di due problemi in uno. Che fortuna. L'avevamo già vista sta scena, però. Mio padre non era così tanto felice di vedermi, voleva che io andassi il più lontano possibile da Vinay del Zexai. Quale strada migliore mettermi come padrone di un castello remoto? Non ho idea di che cosa posso fare, cioè non ho idea di che cosa abbia fatto e non ne ho ancora idea. Non posso vivere secondo le vostre, diciamo, le vostre aspettative. Certo, giustamente una bella mazzata ha ricevuto. Ha ricevuto una bella mazzata col fatto che gli abbiano tolto praticamente il castello. Vabbè, ma ora sicuramente ci sarà, no? Lui è il nostro padrone, ci ribelliamo, eccetera, eccetera. Boom, e comincia la guerra contro Zexen. E quindi reclutare personaggi diventerà ancora più importante, eccetera, eccetera. Buongiorno, Thomas. È quasi il momento. Hai fatto tutti i preparativi? Potresti aspettare giusto un po'? Va bene, ti daremo un altro po' di tempo. Ecco, in realtà. Oh no. Però non posso andare di qua. Aspetta, forse posso fare il giro? Perché da qui io praticamente non posso andare. Però posso fare il giro e posso andare da qua, giusto? Magari posso fare un po' di roba. Perché in realtà vorrei tentare di reclutare. Cioè, voglio tentarci ancora a vedere se posso reclutare qualcuno. Solo che se. Cioè, per reclutare qualcuno io devo cambiare membri del party. Perché devo muovermi più facilmente. Allora, tu invece dove ti avevo mandato? Ah, ecco.
Ah, ecco, non ha nessun senso della direzione ed è praticamente sempre in giro nelle città. Infatti avevo notato che lui avesse qualche problema del genere. Vabbè, mandiamola da lei, anche se lei già so come reclutarla. Cioè, un paio già li ho conosciuti e so come reclutarli, però mi manca quella cosa in più, ecco, mettiamola così. Allora, vediamo se posso reclutare, se no andiamo avanti. Ho provato a fare, diciamo, a cambiare i membri del party, ma siccome non li posso cambiare, non posso reclutare. Sì, diciamo che siamo pronti. Vediamo che succede. Se no, devo ricaricare qualche salvataggio più vecchio. Thomas non sarai più il proprietario del castello di Badeak. Ok, ritornerà alla compagnia del Vino e del Zexai. Thomas. Tutti. Sappiate che tutto, cioè il tempo, anche se il tempo che abbiamo speso insieme è stato breve, vi ringrazio per tutto il vostro aiuto. Marta. Ok, è quasi tempo. Stiamo partendo. Vi prepariamo un cavallo per. Cioè, prepareremo un cavallo per te. Che cos'è questo? Sono il comandante delle guardie del castello di Badeauk. Non porterete Thomas da nessuna parte. Cecil. Non riuscirete a portare via Thomas da qui. Mai, mai. Mi dispiace, ma devi farti da parte. Come membro della Federazione di Zexen, sai qual è il tuo lavoro e sai qual è il tuo lavoro, ovvero obbedire agli ordini. Non me ne frega di quello che dite. Io sono il comandante delle guardie, scelto da Thomas. Per cui Thomas. Grazie, Cecil, ma non sono più il padrone di questo castello, quindi non c'è bisogno che tu mi protegga più. Impossibile, non puoi lasciare andare tutto così, non è giusto. Tuo padre ti ha fatto venire qui, giusto? Quindi perché non vai da lui e gli dici di porre fine a tutto ciò? Non è a causa sua se appunto sei il padrone di questo castello e io proteggerò sono incaricato di proteggere il padrone di questo castello. E perché sei tu? Ecco perché voglio proteggere questo castello. Per cui se tu vai, me ne vado anch'io. Non possiamo tenercelo giusto un altro pochino. Dato che. Non può Thomas essere semplicemente il nostro proprietario del castello. E ovviamente ci sono anche delle cose da fare all'interno del diario. Alcuni documenti che Thomas deve ancora sistemare, eccetera. Ci sono un sacco di cose che ancora dobbiamo fare. Potreste lasciarci 2 o 3 giorni? Mi dispiace, ma ci è stato detto che bisogna fare tutto oggi. Thomas, ti lasceremo ancora un paio d'ore, in modo tale che tu possa dire addio agli amici e mettere in ordine i tuoi affari. Oh, sì, dobbiamo fare soltanto alcuni calcoli ed alcune cose difficili che dobbiamo sistemare al castello. È stata un'idea di Thomas quella di, diciamo, affittare la terra alle altre persone. È finita adesso, potete smetterla tutti. Bene, possiamo andare allora? Io resterò qui al castello di Baudeac. E voglio stare qui per proteggere tutti e voglio proteggere questo castello. Potete andare a dire a mio padre questo. Ah, non essere pazzo, ragazzo. Resisterci non ci fa non, cioè, ci per, non farà altro che farci usare la forza. Ecco qui, pronti. Andate via dal nostro castello. Ah, portare via il nostro padrone del castello con la forza? Dovrete passare attraverso di me, attraverso il mio cadavere. Che cosa hai detto?
Juan, tutti voi ragazzi. Ah, non essere così. Non restare imbambolato, Thomas. Odio questa cosa di te. Però quello che mi piace è che tu prima di tutti ti sei messo. Cioè, tu sei stato il primo padrone del castello che si è veramente interessato e si è preso cura del castello stesso. Assolutamente. Nessuno si era mai interessato di questa gente. Se tu te ne vai, non so come potrebbero prenderla gli stranieri che verranno qui. Sì. Quindi state desistendo. Voi sapete che state resistendo al grande Leo, vero? Io sono uno dei sei grandi cavalieri di Zexen. Dice fanculo. Io sono Wan, maestro del Bujutsu del Bodehack Castle. E ciò che dici non mi spaventa. Per favore, non più, diciamo, sobbugli. Se tutti quanti vedessero. Se tutti quanti fossero, diciamo, gentili da lasciarci in pace, cercheremo di costruire noi stessi il futuro, il nostro stesso futuro. Andate via, prima che le cose si mettano male. Leo, che ne pensi di tornare indietro e dire dire che Thomas è così determinato di restare qui? Ma se continui a scuotere, comunque a muovere la tua ascia da queste parti, non farai altro che peggiorare le cose. Sì, suppongo di sì. Ok, torneremo indietro senza di te, Thomas. Non possiamo garantire che tu non finisca nei guai. Dice, non importa. Io ho intenzione di restare qui e proteggere il castello. Se è così che ti senti, se è questo quello che vuoi, non c'è nient'altro che possiamo dirti, Thomas. Ti auguriamo buona fortuna. Grazie al cielo, se ne sono andati abbastanza in fretta. Se avessi dovuto affrontare due dei sei cavalieri di Zexen, potrei essere morto. Potrei essere morto, va bene, anche con tutti i pugni che possiedo. Ah, quindi sei soltanto un codardo. In ogni caso, i nostri guai non sono andati così lontani. La prossima volta non verranno soltanto per parlare. Diciamo, l'armata di Zexen, quella normale, sembra essere abbastanza vicina da qui. Sì, giusto. Sarà abbastanza dura, ma sono sicuro che ci sarà un modo in cui possiamo lavorare tutti duramente. Per il buon castello Yuk-Bod. Beh, è il castello di Budehak, Thomas. Ah, sì, scusatemi. Bud, come? È un nome strano. Stai pensando di dare al castello un nuovo nome? Ma c'è una storia dietro questo castello, giusto? C'è una storia dietro il castello di Bude. Dietro il castello di. Cioè, c'è una storia dietro il castello di Budehak, non il suo nome. Ma nessuno sembra che lo pronuncino correttamente, quindi non abbiamo altra scelta che cambiarlo. E tu, Thomas, sei il padrone di questo castello, dopo tutto. Lo sono, non è vero? Quindi immagino che posso cambiare il nome del castello e mettere un nome che desidero. Quale nome potrebbe suonare bene? Eccolo, Orange Castle. Il riferimento a Joey, che è l'armata Orange. Ah, me usa qualsiasi nome. Quindi ora posso scegliere il nome. E vabbè, io ho sempre un nome che devo mettere nei miei gameplay di Shuikoden. Midgar, ovviamente, il riferimento. Il castello di Midgar. Il riferimento comunque a Final Fantasy VII. Ecco, il castello di Midgar, che ne pensate? Wow, suona incredibilmente bene. In ogni caso, la gente del castello di Midgar starà tutta quanta insieme e combatterà. Dobbiamo difendere la nostra terra. Sì, certo, facciamo del nostro meglio, Thomas. Vai, vai, let's go!
Oh, ok. Oh no. Ma io non volevo andare subito qua. Grazie a tutti quanti. Sembra che io possa restare qui. Ah, meglio riposarsi un po'. No, no, not yet. No, c'è ancora qualcosa che posso fare. Esatto. Quindi vuol dire che dopo noi dovremmo tornare qua. Ok, vediamo se adesso finalmente posso iniziare a reclutare. Guarda un po' chi abbiamo qui. Oddio, lo sapevo che funzionava. Oh, spero che voi possiate aggiungermi ai vostri elite di... Lo sapevo che funzionava. Lo sapevo che funzionava. Perché lui diceva... Dice, tu sei, diciamo, una persona molto fine, una persona molto, diciamo, elegante. Mentre invece la gente che ti accompagna, no. Quindi, che cosa ho fatto? Ci sono andato solo con Agustin. Perché Agustin... era quello che diceva: ah, io sono bellissimo, la mia luce accecante ti permetterà di conquistare tutte le persone, eccetera, eccetera. Quindi, sì, vedi, avevo ragione. Mi ha apprezzato le persone che avevo accanto e quindi l'ho reclutato. Lo sapevo che si poteva fare. Ne ero convinto al 100% che dovevo fare una minchiata del genere. Un po' come Olan in Shuikoden 2, che praticamente va reclutata con un party di sole donne, no? E farsi praticamente pestare i piedi dai banditi di Cuscus. Un po' la stessa cosa. Amico mio. Oh, sei di nuovo tu. Mi dispiace, ma... What? Ha cambiato dialogo? Sembra che tu abbia trovato qualcuno che può permettermi di lavorare e che mi possa aiutare. Scusa, perché ha cambiato dialogo? Questo è buono. Hai trovato, mi hai aiutato a trovare un legno decente. E adesso bisogna costruire il bagno. Dice sì, forse ti posso aiutare? Tu sei quello del castello di Midgar, vero? Posso costruire i miei bagni lì? Sì, certo. Ma non capisco perché ha cambiato il dialogo. Forse per i personaggi che ho? Ah, forse perché ho l'insegnante che è forte fisicamente. Vedi? È il mio rivale. Ok. Quindi lui vuole costruire i migliori bagni del... Ok. Un giorno vedrai. Va bene, ok, dai, costruisci pure i bagni. Immagino che sia a causa diciamo, del mio allenatore, che tra l'altro, perché mi sto portando lui in party? Perché nel villaggio delle papere c'era quella ragazzina che si stava allenando. E mi diceva spostati perché mi sto allenando, eccetera, eccetera. E siccome anche lui è fissato con l'allenamento, potrebbero entrare in risonanza. Quindi ora voglio andare al villaggio delle papere e vedere se effettivamente questa mia idea funziona. Oh, incredibile sta roba! Cioè, sto atleta qui mi sta letteralmente svoltando il gioco. Mi sta facendo reclutare tutti quelli che avevo lasciato in sospeso. Boh, GG. Ma eccola, è uscita fuori di casa. Per favore, accettate questo come segno del mio gradimento. No, veramente, ho detto che non vogliamo averli. Non vogliamo nulla in ritorno. I miei genitori saranno così... Saranno, diciamo, si vergogneranno di me se mi sono dimostrata maleducata. C'è qualche problema? Non c'è ragione di ripagarmi per un piccolo favore. Mi sento a disagio rispetto a questo. Dice, questo disman, comunque, quest'uomo. Ha praticamente mi ha recuperato gli occhiali dopo che li avevo fatti cadere da qui.
Quindi ho pensato di pagarlo per appunto la mia, cioè ho pensato comunque di ripagarlo per la sua gentilezza e volevo fargli un regalo, però give them to me. Perché non vuoi accettarlo? No, beh, va tutto bene, sai. Grazie veramente di cuore. Addio allora. Grazie per averci fatto da paciere in questo caso. Le mie cose sono all'interno della locanda. Credo che dovrei andare. Ti va di entrare nel mio gruppo? Oh, gentile. Gentile da parte tua. Persino i miei genitori dicono che sarei, diciamo, fortunata se con tutti gli amici qua in generale. Lo so, sto traducendo un po' a caso, ma perché sono anche un po' stanco. Se c'è qualcosa che posso fare, per favore fammelo sapere. Ah, ecco, oddio. Reclutata. Oddio, non so se sto reclutando perché la storia sta andando avanti o sto reclutando perché ho trovato il party giusto per reclutare. Cioè, questi saranno i dubbi che poi ovviamente riuscirò a dissipare quando avrò finito il gioco e mi andrò a vedere magari tutte le robe che mi sono perso, perché probabilmente mi perderò qualcosa durante la strada, però cioè, diciamo che spero di fare comunque la maggior parte delle robe. Vabbè, queste papere penso che si uniranno con il sergente. Sì, al momento c'era soltanto lei che volevo recuperare qua e fortunatamente ci sono riuscito. E non come pensavo. Ero convinto che appunto dovessi avere il tizio fissato con l'allenamento diciamo per fare una sorta di unione, però non è così. Ho droppato la vite di Meg. E allora, vedi? Di Meg, di Belle, che vabbè, la confondo con Meg di Shuikoden 2. Allora avevo ragione, perché ho detto, se lei sta cercando la vite che ha perso nella pianura da cui è venuta, da dove è arrivata, in ordine, diciamo, di mappa, le pianure da dove lei appunto possa arrivare sono soltanto due. Quindi era una delle due. Per forza doveva essere una delle due. E praticamente cosa è successo? Mentre io stavo tornando dall'aver reclutato la tizia con gli occhiali, praticamente mi è apparso per, non so, 4-5 volte di fila un nemico singolo, che era praticamente la pianta quella viola singola. E io ho detto a quel punto, ho detto, ma mi pare strano che mi stia spuntando solo questo combattimento qui. Ho detto, secondo me c'è qualcosa che non va. E quindi l'ho sconfitto e mi ha droppato la vite. Quindi ora posso dare la vita a Belle e reclutarla finalmente. Spero. Vabbè, andiamo a vedere. Vedete, le zone dove io posso comunque andare in delle pianure, qui dal Brass Castle, che è dove appunto si trova Belle, sono le pianure di Amur e le pianure di Yaza. Però lei, siccome si trova nella parte, diciamo, più a destra della città, io ho pensato da un lato, ho detto, lei sicuramente sarà venuta da questo lato e si è fermata praticamente non appena ha avuto il guasto del suo amico. Perché lei si trova praticamente da questa parte della mappa, cioè dal lato destro della mappa, non dal lato sinistro. Quindi ho detto sicuramente. Ma perché ci sono i Karaya nel castello di Brass? Scusa, i Karaya non dovrebbero essere dei nemici?
mi sa che c'è qualche cosa, qualche sottotrama che io ho perso con gli altri capitoli qua. Però ci sono i Caraia qui nel castello di Brass. Finalmente possiamo andare da questa parte. Anche se, diciamo, territorio delle teste di ferro. Quindi si è risolta la situazione con Yugo. Cioè, si è andata a risolvere. E il prossimo capitolo sarà quello di Chris. Che faremo, eh? Anche perché mi sembra che Chris, Thomas e Yugo siano abbastanza correlati tra loro. Mentre invece l'altro personaggio mi sembrava centrare veramente poco. Vediamo se ora funziona. Ehi, l'hai trovata? Grazie, adesso potrà funzionare di nuovo. Gadget Z, oddio. Ecco, gli ho dato... vedi? La vite era giusta allora. Che allucinante. Cioè, alcune cose sono identiche ad altri Shuikoden. Oh, si può muovere. Clic. Pensavo di essere morto. E parla pure. Io non sono un barile. Io sono il culmine della tecnologia ed estrema intelligenza. Sono il guerriero metallico. Vabbè, sì, ok. Il mio nome è Gage... Oh. Ecco qua. Gadget Z. Oddio. Ah, si è rotto di nuovo. Oh boy. Questo è tremendo. In queste condizioni Gadget Z non si può neanche muovere. Conosci un posto, diciamo, vicino dove poter stare? Sai com'è? In un luogo dove posso mettere Gadget Z finché non si ripari? Sì, certo. Esatto, vuoi considerare Midgar? Le stanze sono, diciamo, disponibili. Dice, oh, sì, ok, perfetto. Get Z. Aspetta il tuo turno. Diciamo, prendimi con cautela. Andiamo ai Midgar, puoi muoverti? Bello, non essere così scema in questo caso. Certo che posso muovermi. Sono in perfette condizioni. Va bene, allora andremo a Midgar. Oh, grande. Grazie per aver trovato la vite. Ecco, perfette condizioni non direi. Però, ce l'abbiamo fatta. Quindi sia Belle che Gadget sono... Godo. Voi eravate veramente un... Cioè... Sti personaggi che erano rimasti in sospeso mi stavano provocando un malessere, proprio un malessere fisico. E stavo dicendo, minchia, ma non può essere che non riesco a reclutarli. C'è sicuramente qualcosa che devo fare. Cioè, è impossibile che io non riesca a reclutarli. E fortunatamente ora ce l'abbiamo fatta. Non so se c'è qualcun altro che posso effettivamente reclutare ora, perché dagli indizi che ho ricevuto da Kid... Erano persone che praticamente si trovavano in altri villaggi. Quindi almeno con Thomas non posso arrivarci se si trovano in altri villaggi, perché la mia mappa al momento è abbastanza limitata e non posso andare altrove. Bene, sai che cosa dovresti fare? Dovrei andare al castello presto, ma vabbè, invece è circondato dalla fregna. Bene così. Ok, non so se effettivamente c'è qualcos'altro che devo fare, perché qui stiamo andando bene con i reclutamenti. Potrei chiudere, se effettivamente si può chiudere il capitolo di Thomas e passare poi a quello di Chris. Vi aggiorno. Ha cambiato host la zona qui, il castello. Ah, sentite che host, è nuova questa. Ah. Ed è successo di nuovo. Primo premio. Il Grand Prize Winner. Che non è il primo premio, è ancora più grande. Oddio, cos'è il Grand Prize Winner? Ma qui non c'è la tipa per riscattare i biglietti. Porca puttana. No, scusate, volevo dire porca paletta.
Ah, ecco, vedi, qui ha aperto il negozio oggetti. Perché giustamente ho reclutato il negozio. Madonna, ma già ho tutte le attività al castello. Ma è facilissimo rispetto agli altri Shuikoden avere le attività nel castello. Molto più easy. Secondo me non è una cosa cattiva, perché almeno le basi per avere tutto nel castello, secondo me, ci sta. Poi la parte difficile dovrebbe essere appunto reclutare altri personaggi. Però secondo me è giusto così, che ti permettano di avere subito tutti i commerci, diciamo tutte le cose più importanti fin da subito. O perché effettivamente Thomas ha un capitolo speciale, perché mi sembra che comunque lui sia un capitolo speciale rispetto a quelli che ci sono in giro per, diciamo, di Hugo, di Chris e dell'altro tipo. Mi sembra che il suo sia più un capitolo speciale che altro, quindi va bene. Ok, cerco di vedere cosa fare e poi chiudiamo. Ah, eccoci. Non c'è bisogno per te di stare qui, Thomas. Ci penserò io a fare tutte le preparazioni per domani. Vai a dormire adesso. Ma lasciare tutto quanto a voi non dovrebbe essere, diciamo, una cosa del proprietario del castello. Dice tu vieni da una battaglia abbastanza faticosa, giusto? Sì, questo è una buona argomentazione. Dice riposati in modo tranquillo. Ma in tutto ciò io vorrei capire se adesso è ritornata la tipa per i biglietti, anche se non credo, perché mi sa che devo incontrarla da qualche parte. E infatti non c'è. Sicuramente devo incontrarla da qualche parte. Mi sta aspettando e dovrei parlarle in un modo o nell'altro. Ah, ecco! La cuccia, si è fatto la cuccia. Carino. Oddio, sembra un cane ninja. Qui ancora, effettivamente la barista mi manca. Ma io sono convinto a questo punto che tutti i personaggi converranno qui. Convergeranno qui. Sì, sono abbastanza convinto di tutto ciò. Cioè, si uniranno praticamente tutti insieme e cercheranno, diciamo, di schiacciare il nemico comune, che penso sia Zexen a sto punto. Va bene, niente, a sto punto direi che posso andare a dormire. Ecco, è stata una giornata difficile. Ecco, ma devo ancora... No, vabbè, di reclutare altre persone credo che di non poter reclutare più nessuno. Quelli che volevo reclutare li ho reclutati. Cioè, gli altri si trovano in altri villaggi, in altre zone, e non so effettivamente ancora come arrivarci. Quindi, per il momento, zero. Oh, non riesci a dormire di nuovo? Eccoci qua. Oh, Cecil, ma che stai facendo? Thomas, mi dispiace. Che succede? Penso che sia il momento di riposarsi adesso. Lei si è innamorata. Sì, Thomas, mi dispiace. Qual è il problema, Cecil? Mi dispiace per dire quelle cose, per aver detto quelle cose questo pomeriggio. Ero fuori di me. Stavo pensando... Potrei essere... Stavo pensando che forse... potrebbe... Aspetta. It might be best for you. Cioè potrebbe essere una buona idea tornare a, diciamo, nel villaggio per te. E lui stop. Eh? Ho già fatto i miei pensieri, ho fatto tutto e voglio restare qui. Questa è la mia decisione finale. Quello che gli altri avete detto mi ha veramente toccato, ma ho pensato che fosse la scelta giusta da fare. Dice, mi sento come se fosse la prima volta che ho scelto qualcosa per me stesso dopo tanto tempo. E sono abbastanza orgoglioso di ciò. Quindi Cecil, non ti preoccupare più di questa cosa. Commander Cecil. Sì, signor Thomas. Dobbiamo fare del nostro meglio domani.
Farò del mio meglio e sono sicuro che potremo vincere. Ah, perché devo combattere contro... Certo, devo combattere contro l'esercito di Zexen. Tutto quanto andrà bene. Tutti quanti stanno lavorando così duramente. Anche adesso che appunto Caesar ci ha lasciati. Mi sento abbastanza positivo rispetto a questo, anche io. Beh, ho reclutato anche diversa gente, quindi in teoria dovrei iniziare già a essere un po' più forte anche dal punto di vista di, diciamo, di battaglie campali. Anche se le battaglie campali qui non è che mi stiano piacendo più di tanto, eh? Cioè, non mi piacciono come le hanno imposte. Deve essere il tempo, eccoli, stanno arrivando. Oh, eccoti, Thomas. Voglio dire, padrone del castello. Siamo pronti? Pronti quanto lo sei tu, Juan? Però se metto che wait a minute, non credo di poter scambiare. Dice un attimo. Dice vieni da me appena sei pronto, eccetera, eccetera. Va bene. Ok. Non dimenticarti di fare pipì. Infatti non posso scambiare qua i biglietti. E allora però mi sa che chiudiamo qua, in modo tale che poi facciamo la battaglia campale subito dopo. Cioè, la facciamo la prossima volta, giusto per non appesantire troppo questo gameplay. Lo voglio rendere, diciamo, un po' più scorrevole, nonostante tutto. Perché è comunque molto prolisso, eh. Ci sono tante parti dove si parla, poche parti dove effettivamente si gioca in maniera, come vecchi Shuikoden, no? Cioè, pochi boss abbiamo affrontato. Ma credo che sia anche questione del capitolo di Thomas. Io credo che il capitolo di Thomas sia un capitolo appunto molto speciale dove si va più a reclutare che a combattere. Mentre invece negli altri capitoli di Hugo, di Chris, eccetera, eccetera, ci sarà più azione, secondo me. Cioè, questo è più un capitolo narrativo. Potrei sbagliarmi, però mi ha dato questa impressione. Quindi adesso vado a salvare alla salvosfera. E poi la prossima volta cominceremo con i botti perché faremo la nostra seconda battaglia campale. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!